Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati qui sul canale. Lo so che vi avevo detto che ci sarebbe voluto leggermente più tempo per mettere a posto qualche build per il Solar 3.0, ma ieri con il Titano secondo me siamo arrivati ad un punto, ad una maturazione, diciamo così, interessante, molto interessante, e quindi ho deciso di farvela vedere lo stesso, anche se sicuramente c'è ancora del margine per migliorare la build, sicuramente tramite le mod dell'artefatto dell'ultima colonna e ancora qualche piccola aggiustatina eventualmente sia con le armi e sia con le mod, ma secondo me, come vi ho detto, già così è una build pronta eventualmente anche per l'endgame, perché ovviamente l'obiettivo è quello, quindi tutto quello che magari circonda le cose un po' tra virgolette più divertenti, dove si possono fare delle cose particolari ma senza andare a intaccare l'endgame, le sto tra virgolette per il momento mettendo un pochino da parte. Questa secondo me può essere tranquillamente una build da portarsi eventualmente anche in un GM, molto semplicemente perché la nostra resistenza è tipo alle stelle e in alcuni contesti possiamo diventare letteralmente immortali. Anch'io voglio farmi uccidere. A me non mi uccide, raga. Sta roba è rotta, raga. Non posso suicidarmi. Ecco, per esempio, questa è una clip di ieri, mentre facevamo un cala per prendere i punta. È un cala 1560, quindi non era 90, non era troppo difficile. Però cercavo di farmi uccidere dal boss, perché avevamo fatto troppi pochi punti, quindi stavamo facendo un po' di res in più, e il boss non ci riusciva. Mentre gli altri ragazzi, andando sotto al boss con lo stomp, venivano uccisi, io continuavo a rimanere in vita più e più volte. Questo per diverse interazioni che si creano in questa build, a partire dall'esotica che stiamo equipaggiando, anche eventualmente le armi, le mod sulle armature e anche ovviamente tutte le interazioni con il Solare 3.0. Solare 3.0, inizierei proprio da questo per farvi capire un pochino che cosa stiamo utilizzando. Ovviamente sto utilizzando il martello di Sol perché penso che sia la scelta migliore, il maglio ardente non lo sento ancora pronto, diciamo così, per i contenuti un po' più difficili. Il martello fa sicuramente più danno. Sto utilizzando la barricata mobile, quella bassa e non quella alta, semplicemente perché ci sono 8 secondi di differenza e a noi la barricata servirà tantissimo, sempre e comunque. Quindi 8 secondi in meno sono tanti e quindi utilizziamoli. Salto solito, martello volante. Sto utilizzando il martello volante e non l'assalto martellante perché tramite un frammento ovviamente prenderemo un buff, e averlo quasi sempre disponibile ci permette appunto di farci aumentare i danni. Tra poco vi farò vedere come. Granata termite, come sempre, una delle migliori, nonostante appunto adesso anche il titano abbia le altre granate. Ovviamente la solare è altrettanto forte, ma occhio al recupero perché qui siamo a 2 minuti mentre la granata termite sta a 1,45, quindi occhio anche a queste cose. Le nature invece, allora partiamo con Sol Invictus. Sol Invictus lo conosciamo benissimo perché era il perk del ramo di sotto dello spezzasole, quindi lo conosciamo già. I colpi di grazia con le abilità solari, l'impatto di martello di sole e i bersagli affetti da bruciatura sconfitti creano macchie solari. Mentre ti trovi in una macchia solare, le tue abilità si rigenerano più velocemente e le super si consumano più lentamente. Le macchie solari applicano bruciatura e infliggono danni ai bersagli al loro interno. Entrare in una macchia solare applica ristoro, che è la cosa più importante di tutta quanta, tra virgolette, la build. Cosa fa? Ristoro, rigeneri salute e scudi nel tempo. Subire danni non interrompe l'effetto. Cosa vuol dire che non interrompe l'effetto? Vuol dire che se voi subite danni, la barretta della vita continua a ricaricarsi. Quindi non è soltanto un tick che vi fa partire il recupero, è un recupero continuo. Quindi il ristoro è migliore del recupero. Ok? Fiamme ruggenti, anche questo lo conosciamo già. I colpi di grazia con le abilità solari o innesco aumentano i danni delle tue abilità solari e si accumula fino a 3 volte. Questo ovviamente per andarlo poi a mettere dentro con sia il martelletto e con la granata. Vediamo i frammenti adesso. Sto utilizzando, le tue abilità di classe si ricaricano più velocemente quando bruci i bersagli.
Ovviamente noi bruciamo i bersagli in questo momento con la granata, eventualmente se volete bruciarne ancora di più sicuramente la granata solare è migliore, quindi insomma potete anche decidere di andare con questa. Poi abbiamo il sostituzione del sollievo, gli effetti di radiante e ristoro applicati a te hanno una maggiore durata, importantissimo avere questo frammento per il ristoro, così praticamente ci dura di più, qualche secondo in più, e in più anche radiante, perché radiante noi lo applichiamo con il tizzone delle torce. Gli attacchi corpo a corpo potenziati contro i combattenti rendono radianti te e i tuoi alleati vicini, quindi mi prendo quel bel 25% di buff tramite il martello volante. Quindi io vado, tiro un martello, mi buffo, faccio più danno, eventualmente se riesco lo riraccolgo, altrimenti lo lascio lì e aspetto che mi si ricarica. E in più, grazie a quello del sollievo, mi dura anche di più radiante, ok? Infine c'ho Tizione delle Ceneri, applichi più cariche di bruciatura e bersagli. Questo qui, insomma, molto molto semplice. Però come si incastra tutta questa roba con il nostro personaggio? Allora, prima di tutto volevo fare di nuovo una piccola parentesi sulla resilienza. Allora, la resilienza al 100, ragazzi, è una cosa veramente forte da avere. Ora, io so che per molti di voi, me compreso, perché io con il titano questa build me l'ero preparata già la season scorsa, però per esempio con la strega non ho nessun pezzo con la resilienza alta perché chi se lo aspettava? Quindi dovremmo rifarmarci qualcosa. La resilienza 40% di riduzione dei danni in meno se arrivata al 100, il che ragazzi è veramente tanto. La differenza si sente, quindi se riuscite mettete la resilienza più alta possibile perché state sicuri che soprattutto se dovete fare i contenuti un po' più difficili, subire meno danno vi farà rimanere più in vita. Rimanere più in vita equivale a non morire e quindi ad andare avanti con il contenuto. Quindi se riuscite fatelo, soprattutto in questo caso specifico con il titano, perché la resilienza alta ci permette di ricaricare lo scudino prima. Lo scudino prima a noi serve tantissimo per via dell'esotica che stiamo utilizzando, l'elmo dello splendore di Loreley. L'elmo dello splendore di Loreley cosa fa? Fiamma cauterizzante. Se hai ferite gravi e l'energia dell'abilità di classe è al massimo, cioè la barricata, crea una macchia solare sulla tua posizione con effetti di ristoro migliorati. Praticamente ogni volta che noi mettiamo una barricata, anziché avere ristoro normale, avremo ristoro per due. Questo ristoro per due non fa altro che raddoppiare l'energia che noi recuperiamo ogni volta che qualcuno ci colpisce. Ecco che inizia la nostra immortalità, praticamente. Oltre a questo, se noi stiamo andando in giro, stiamo facendo una meccanica, stiamo facendo qualsiasi altra roba e riceviamo un danno, tantissimo danno, che quasi ci uccide, ecco, se quel danno lì non ci uccide ma ci lascia one shot, automaticamente si crea una pozza solare sotto di noi e quella pozza solare fa partire il ristoro migliorato per due. Quindi non solo è un'ottima cosa da metterci quando sappiamo che stiamo per subire danno, quindi quando stiamo per iniziare uno scontro, ma se abbiamo la barricata e stiamo andando in giro, bam, automaticamente parte da sola e quindi è anche un'ottima esotica passiva da avere. Come si può incastrare tutto questo con le mod e le build? Perché possiamo continuare a metterci qualcosa dentro. Un'altra cosa che si può mettere è sorgente di vita. Passare attraverso una sorgente elementale solare aumenta la rigenerazione per un breve periodo di tempo. Quindi anche qui, signori, è per avere un recupero ancora maggiore oltre al ristoro. Forse questa è un po' overkill perché probabilmente non serve perché questa roba qui è già tanto forte. Però mettete caso che non avete la barricata carica per quei 10 secondi che può capitare, perché può capitare, ma insomma sappiate che la recuperate molto molto in fretta. Potete utilizzare questa. Come la utilizziamo questa? Ovviamente creando delle celle solari che possono essere fatte con le granate, volendo, se mettete per esempio ordigno elementale, oppure con creatore di sorgente esplosivo. Con questo sconfiggere rapidamente i combattenti con danni esplosivi genera una sorgente elementale. Danni esplosivi equivale a dire sia la granata, per esempio il Gjallarhorn, ma soprattutto il personalità esplosiva. Allora, il personalità esplosiva io l'ho rollato così per un preciso compito, ok? Che è incastrarsi in questa build, ragazzi. Perché cosa fa personalità esplosiva? Lancia granate della scorsa stagione, che si può ancora prendere volendo se andate all'Helm, con implacabile e carro terrestre. Allora, carro terrestre è il perk intrinseco dell'arma che fa i colpi di grazia con quest'arma forniscono resilienza aumentata e ulteriore resistenza ai danni dei combattenti. Quindi ogni volta che voi fate una kill con il lanciagranate, vi fate partire anche carro terrestre.
Se putacaso, prima di fare la kill con il lanciagranate, mettete lo scudino e vi parte il lore lì con fiamma cauterizzante con il restauro per 2, allora proprio non c'è. Cioè, voi non morite, raga. Non morite. In più, metti caso che siete in difficoltà, non avete la barricata, eccetera, eccetera. Bam, eccolo lì che entra implacabile. Che oltre a far partire carro terrestre ad ogni kill, vi permette di attivare la rigenerazione della salute. Guardiani e combattenti potenti contano come più di un'uccisione, perché anche questo si staga. Quindi avete tutto quanto a disposizione per recuperare vita istantaneamente e in più tankarvi ancora di più, oltre a quanto non lo siete già appunto con la resilienza al 100. Quindi questo lanciagranate, ragazzi, per alcuni contenuti potrebbe essere veramente una svolta. Ovviamente, non è che la build non funzioni senza questo. Questo è un'ulteriore cosa in più che si può andare ad accoppiare con la build settata in questo modo. Calcolate che poi ovviamente le armi devono essere cambiate in base al contenuto che state facendo, ai campioni, eccetera, eccetera. Io in questo momento sto utilizzando il sottomissione con sussistenza e demolitore per ricaricarmi eventualmente la granata più in fretta, e poi il Galahorn, così, perché il Galahorn fa sempre bello ed è sempre bello e fa sempre tanto danno. Quindi anche qui le armi, insomma, è scelta vostra, però insomma la cosa importante è che fate attenzione a queste piccole interazioni che possono sicuramente aumentarvi la vostra sopravvivenza in giro per i contenuti. Velocemente vi faccio vedere anche le altre mod che ho su tutti i pezzi. Ovviamente resilienza, in questo momento sto utilizzando cercatore di fusione lineare perché stavo facendo il raid e quindi avevo messo il catastrofe. Idem anche qua, vabbè, le mod, ragazzi, ovviamente dovete metterle in base alle armi che utilizzate, però è importante, ho messo anche fonte di potenza. Ogni volta che raccolgo una fonte elementale, automaticamente le mie armi solari fanno più danno, compreso il lanciagranate, che crea, attenzione, crea sfere elementali, perché appunto lanciagranate fanno danno esplosivo e quindi ne creo. Eventualmente potete anche andare ad utilizzare l'evocatore con tricorno dorato, se volete, o comunque qualsiasi altra arma solare che vi possa interessare, anche il mitoclasta, volendo. Sul petto ho sorgenti dell'abbondanza, le modifiche che ti permettono di generare sorgenti elementali ora sono cumulabili, generando sorgenti aggiuntive per ogni ulteriore copia della modifica equipaggiata. Sulle gambe ho ordigno elementale e in più ho anche già meglio, la salute inizia a rigenerarsi immediatamente dopo aver raccolto una sfera di luce. Questa ovviamente si fa ad aggiungere a tutte le altre cose che già ci fanno recuperare vita, quindi mettete caso che state morendo e avete comunque fatto in ogni caso una sfera di luce, o comunque un qualche vostro compagno l'ha fatta, perché comunque sul casco abbiamo assorbimento armonico che mi permette di fare le sfere di luce con le armi che corrispondono alla mia classe. Eccolo lì che, insomma, un'altra ulteriore cosa che vi permette di recuperare vita. Sul mantello sto utilizzando creatore di sorgente esplosivo, ve ne ho già parlato, sovraccarico incandescente per stordire i campioni con le granate, e poi bombardiere che mi riduce il recupero delle granate quando utilizzo l'abilità di classe. Siccome l'abilità di classe, cioè lo scudino, lo uso sempre, appena ce l'ho, sempre va messo, raga, subito, bam, mettetelo subito. Automaticamente ogni volta che metto lo scudino, bam, mi riparte un pezzettino di rigenerazione delle granate. Quindi, amici miei, questa è una potenziale build endgame. Ovviamente, come vi dicevo, sicuramente va messa a punto, soprattutto come vi dicevo, con le mod che poi arriveranno tra pochissimo. Mi manca veramente pochissimo per cominciare a sbloccare anche quelle dell'ultima colonna. Quindi sicuramente potrà essere migliorata, affinata, messa a posto con qualcosina, però questa è sicuramente una buonissima base di partenza per tutti quelli che già adesso cercano qualche informazione sulle build solari 3.0, in questo caso con il titano. Ovviamente nei prossimi giorni vedremo anche il cacciatore, vedremo anche la strega, soprattutto con l'esotica nuova, tra virgolette, anche se nei prossimi giorni ovviamente il focus sarà sul dungeon, e quindi vedremo prima tutte le cose che ci saranno da fare lì come attività, e poi torneremo eventualmente a bomba sulle build. Quindi fatemi sapere qui sotto, come sempre, voi che cosa ne pensate, come lo state utilizzando il titano. Se avete dei piccoli suggerimenti per andare a migliorare, in modo che per chi cerca informazioni qui sotto continua a trovare informazioni. Io spero che il video vi sarà utile per creare poi la vostra build con il titano solare, e noi ci vediamo alla prossima.